Ciao Bologna! Buonasera, io sono Ettore, sono il programmatore di Event Horizon Studio. Qui abbiamo Guglielmo, il nostro fantastico concept artist e modellatore. Chi siamo? Siamo uno studio interno di Torino, interno alla Event Horizon School, la più grande scuola di videogiochi in Italia. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato a progetti come Titans Dawn of Tribe e Goblin Squad. Al momento stiamo lavorando su un progetto mobile chiamato Pocket Planet da pubblicare su Apple Arcade. Vai avanti. Oggi però vi presentiamo un altro progetto a cui abbiamo lavorato in passato, si chiama Ballets and Blades. Facciamo vedere un trailer per capire di cosa si tratta. Ok, quindi più o meno ci siamo fatti un'idea di cosa sia Ballets and Blades. Ok, quindi cos'è o cosa cerca di essere Ballets and Blades? Cos'è o cosa cerca di essere Ballets and Blades? Ci siamo ispirati ai giochi, ai film d'azione, alla John Wick. Abbiamo preso ispirazione anche da Beat Saber e Pistol Whip, abbiamo provato a mettere tutto insieme cercando di creare qualcosa di carino. Come avete visto, l'obiettivo di Ballets and Blades è quello di doggiare, sparare, tagliare i nemici a tempo di beat. Ogni nemico può essere ucciso in un determinato modo, quindi o con la spada o con la pistola. Oltre a questo, bisogna andare a tempo per ottenere dei buoni risultati e dei buoni punteggi. Una volta fatto questo, vi verrà dato un rank che va da F a S in stile Beat Saber. Tendenzialmente, questo è tutto. Vai avanti. Sì, per ricapitolare, Beat Saber cerca di offrire un intrattenimento alternativo rispetto a Ballets and Blades, cerca di offrire un intrattenimento alternativo rispetto a Beat Saber, facendo sì che il giocatore si muova a tempo di musica. Fine. Grazie per l'attenzione.